Presidente, il ruolo dell'informazione in questo periodo di pandemia che stiamo vivendo tutti. Sì, ma è un ruolo fondamentale. Io, i giornalisti sono in prima linea, diciamo che dopo i medici e gli infermieri ci siamo noi in prima linea. Bisogna sempre ringraziare tutti i colleghi delle televisioni, carta stampa e tutte le forme dell'informazione che da mesi e mesi stanno in prima linea, così come dobbiamo ringraziare i colleghi che stanno lavorando in smart working. C'è un impegno enorme, diffuso. Il ruolo della stampa è sempre fondamentale, ma lo è ancora di più in questa fase, e c'è poi una costante fame di notizie da parte dell'opinione pubblica. Vediamo che ogni giorno vengono pubblicate ordinanze, ci sono commenti, ed è giusto, come sta avvenendo, dare opinione a tutti. Poi il cittadino chiaramente deve trarre poi le sue conclusioni, ecco. Ma come sta avvenendo, dare spazio a tutte le opinioni, anche se in certi momenti può sembrare che si crei confusione, perché ci sono opinioni diverse, soprattutto da parte dei virologi soprattutto, ecco. Però è importante ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, e soprattutto lavorare come lavorano i giornalisti, diciamo, in sicurezza, e lavorare per la sicurezza di tutta la cittadinanza. Abbiamo un mito: la stampa non fa allarmismo, crea solo informazione. Assolutamente, diciamo, assolutamente. E sono tantissimi i colleghi che stanno in prima linea da mesi, e ricordiamoci che le prime settimane non tutti avevamo la giusta quantità di guanti, di mascherine, e adesso siamo tutti più attrezzati, ecco. E però c'è questa seconda ondata che ha preso un po' tutti di sorpresa, ha colto di sorpresa anche gli stessi virologi, è arrivata prima di quello che gli stessi virologi avevano annunciato.